Il pubblico esulta. Qualcosa di incredibile è accaduto. Gli azzurri hanno battuto i maestri USA. Roba da non crederci. Invece è vero, ed è accaduto a Parma, nella notte del 5 settembre, davanti a circa 10.000 persone. Hospital Italia, e in pedana inizia Dario Bazzarini, il quale sarà poi rilevato da Paolo Re, che a sua volta lascerà il posto al bravissimo Claudio Di Raffaele. Ecco due suoi lanci. I ragazzi americani sono tremendi in battuta e nessuno pensa di piegare questi campioni dal fuoricampo facile. Il pitcher Rutter in azione. I nostri giocano con estrema decisione, si moltiplicano in attacco, ma i punti azzurri sono faticati, stremi. Un aro batte valido. E poi ruba la seconda base. Al quarto inning, con gli americani in vantaggio di 3 punti, arrivano le prime segnature azzurre. C'è una contestazione sul secondo punto di Variale ed il coach statunitense Geraciotti protesta vivacemente con l'arbitro, l'argentino Pastriano. Gli azzurri pareggiano alla sesta ripresa con Castelli, poi si portano in vantaggio alla settima con un fuoricampo di Variale da 2 punti, incredibile. Nell'ottava ripresa sono gli avversari che pareggiano grazie ad un fuoricampo di Ford. Il nono ed ultimo inning si mantiene sul risultato di parità, 5-5. Gli americani, in attacco nella ripresa supplementare, chiudono a 0. Il primo alla battuta per gli azzurri è Vic Luciani. Imbrocca alla perfezione, con un rabbioso giro di mazza, il lancio di Lukevic e fa sparire la palla alta nel cielo. Poi un urlo. La pallina è uscita di là, dalla recinzione. Fuori campo, vincente. Il pubblico è in delirio. Bene che corre ad abbracciare i suoi ragazzi che hanno dato all'Italia una vittoria incredibile, superba. Questo è il momento più importante vissuto dal baseball italiano nei suoi 25 anni di vita. Un momento che passerà alla storia. Gli allievi hanno superato i maestri.